Allora, Gaetano Amato, attore, autore, scrittore, cuoco. Però sai che succede? Che Dimmi. quando si dicono tutte queste cose, se ci fa troppi cose vuol dire che ne fa buone. Va bene, allora sono attore, ok, perfetto. Va bene. No, poi ognuno ci prova a fare qualcosina in più, se ci riesce bene, se no a me. Oltre 30 film all'attivo, tantissima Diciamo televisione, ma la 200. tua passione è il teatro. Diciamo oltre 200 all'attivo. Sei informato che conto. No, beh, no, devo dire tra fiction e cinema, insomma, circa 200 lavori fatti con grande soddisfazione perché ho avuto modo di avere il piacere di lavorare con gente come Woody Allen, no, Anthony Quinn, no, Rutger Hauer, Jean Moreau, cioè, sono arrivato con gli Spitz. Diciamo che avevo debuttato bene perché ho debuttato con Turiferro e Caprioli, per cui ero partito già con due mostri e poi nel corso della carriera, bontà loro, qualcuno mi ha offerto altre possibilità di questo tipo. È stato diretto anche dal grande Nanni Loi. Dal grande Nanni Loi, che era un amico, io mi ricordo proprio qui a Salerno, quando Nanni ci lasciò, noi stavamo facendo lo spettacolo in estiva, non mi ricordo se era il Lido dell'Esercito, Lido della Marina, erano una serie di spettacoli che si facevano lì nei lidi, La zona allora, insomma, litoranea. nella zona litoranea, e quella sera, dopo lo spettacolo, io chiesi di fare così, un brindisi alla memoria di Nanni. Grandissimo Nanni Loi. Grande, grande persona, ma Ma grande persona più che altro, proprio persona, persona, persona. Per me era napoletano, Nanni Loi, non lo sapeva. sì. Lui era nato in Sardegna, ma come secondo me era napoletano senza Aveva saperlo. colto perfettamente lo spirito e l'essenza Era di lui Napoli. proprio l'essenza Sì, di sì, Napoli, sì. strano. Gaetano, poi tu sei stato anche finalista al premio Io Bancarella. ho vinto il premio Selezione Bancarella e Quindi poi il mio libro è mica stato pizza e Bancarella del fighi. Mese e tra l'altro è stato appena ripubblicato il testimone. La casa editrice ha voluto ripubblicarlo perché, Quindi insomma, lo lo troveremo in libreria. troverete sicuramente in libreria insieme all'altro che era uscito a giugno e che era il seguito del testimone perché è una serialità di scrittura, una serialità di romanzo. Una serie di gialli comici, Verrà ecco, gialli. trasposto in fiction. No, perché Canale 5 aveva acquistato i diritti, ma volevano cambiare tutto e non glielo ho voluti dare, litigando col direttore, tant'è vero che mi vedete raramente su Canale 5. Gaetano, adesso sei impegnato in teatro, sei al Delle Adesso Palme a in teatro Napoli. siamo al Delle Palme a Napoli fino a domenica, cioè fino a domani 27 novembre. Non so questa intervista quando si leggerà o quando si vedrà. Siamo con Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, con Sebastiano Somma che ricopre il ruolo di Eddie Carbone, regia di Enrico Maria La Manna, e con uno spettacolo che secondo me è straordinario. Almeno lo stiamo vedendo da come ci accoglie il pubblico nelle 10 repliche fatte fino adesso, insomma. È straordinario. Secondo me Uno sguardo dal ponte è uno dei testi più belli a livello drammaturgico del Novecento. Sebastiano è un gigante in questa cosa. Io faccio l'avvocato Alfieri, che in effetti rappresenta Miller, perché io sono in scena tutto il tempo nei panni di questo anziano avvocato che pesca nei suoi ricordi e dai suoi ricordi viene fuori questa storia. Quindi una sorta di tragedia dove io sono il coro greco, insomma. Io racconto quello che sta avvenendo, quello che accadrà, salvo poi rientrare, uscire da vecchio e rientrare da giovane, perché a quel tempo io ero l'avvocato di questo immigrato e quindi poi, insomma, nel doppio ruolo vecchio-giovane, non so come faccio a fare il giovane, però lo faccio. Mi è più facile fare il vecchio, vista la mia età. Comunque è uno spettacolo straordinario, una compagnia davvero straordinaria. Non voglio dimenticare nessuno. Allora, Sebastiano, abbiamo detto, Sara Ricci fa Beatrice ed è la moglie di Eddie Carbone. C'è Cecilia Maticuzzati, che è una ragazzina straordinaria, diplomata all'Accademia Silvio D'Amico a Roma, che fa Catherine. C'è Edoardo Cohen che fa Rodolfo, anche lui diplomato all'Accademia, quindi sono due giovani. C'è Antonio Tallura, c'è Maurizio Tesei, che avrete visto lo chiamavano Gigi Robò, era uno dei protagonisti
protagonisti di quel fortunato e molto carino film, e che ho dimenticato, forse Antonio Talbunaro, forse l'ho detto. Niente, siamo questi, siamo in otto in scena, poi ci sono io che faccio l'avvocato al film. Enrico Maria Lamanna cura la regia, il disegno luci è di Pirandello, Luigi Stefano Pirandello. Che dire, la critica ci ha accolto benissimo. Saremo il 12 gennaio a Girfoni, quindi qui vicino. Di Girfoni, qui vicino, vicino Salerno. Se non avete proprio niente da fare, vi consiglio di vederlo, perché davvero è uno di quegli spettacoli che raramente si vedono in giro, specialmente per i teatri della nostra Campania. Ormai da noi vanno solo le farse, la risatina, la battutina d'effetto, eccetera. Questo è un testo drammaturgico pieno di contenuti verbali, la parola è importantissima, parole ed emozione. Vedrete una scena abbastanza spoglia, però la storia vi coinvolgerà talmente tanto che per un'ora e 40 non aprirete bocca. Vi do la mia parola, soddisfatto e rimborsato. Gaetano, invece oggi sei qui per un motivo teatral promozionale, nel senso che sei qui a favore del no per il referendum. Che io dico basta un sì. Sì. Nel senso che voi mi dovete dire sì, ha già capito che ci stanno fottendo e voto no, perché ritengo che questa riforma sia una mezza truffa. Si basano, come sempre, quando si parla dell'articolo 70 della Costituzione, che si dice che è illeggibile, dice ma chi l'ha scritto? Chi l'ha scritto sapeva esattamente che cosa stava scrivendo. Infatti è scritto poco chiaro, proprio perché la gente non deve capire quello che c'è scritto. Ci sono una serie di rimandi a leggi, a commi, a sottocommi. Io sfido la Boschi, no? Io ci dico una legge, un commo e un sottocommi, mi deve dire che cosa c'è dentro. Non lo sa, ma non lo può sapere nessuno, anche Zagrebeschi lo sa, perché a memoria non lo possono sapere. E ci sono delle truffe all'interno. Loro dicono che con questo referendum non modificano la prima parte della Costituzione, ma non è vero. La modificano per esempio l'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini hanno uguale diritto nell'organizzazione politica, e con questa legge sul Senato 5 regioni non avranno rappresentanti, e sono le regioni autonome, è previsto dallo statuto delle singole regioni, per cui già hanno violato, oltre al fatto che non ti fanno eleggere, loro dicono sì ma tu lo eleggi quando eleggi il consigliere, ma non ne avrai. 5 regioni non potranno avere rappresentanti in Senato. E questa è la prima cosa. La cosa che mi ha fatto dubitare subito di questa riforma è la loro propensione a dire bugie. Cioè, gli dice, se io devo indicare adesso un pallista per eccellenza, so chi indicare. Allora dica, ma non è che sta dicendo una stronzata pure in questo caso, e per cui, pur non essendo costituzionalista, visto che Verdini la scrive, ma studia, non siamo costituzionalisti né io né lui, solo che io non sono indagato. E me la vado a studiare. E praticamente all'interno ci sono una serie di norme truffa, mascherate dai risparmi. Tutti quanti continuano a dire che il CNEL si risparmia 27 milioni. Non lo è, si risparmiano 7 milioni. Dice, ma che te fanno schifo i 7 milioni? No, ma si potevano risparmiare senza toccare la Costituzione. E dice, vabbè, ma come fai? Se il CNEL è previsto in Costituzione, lo svuoti. Fai una legge ordinaria dove dice che i membri del CNEL non percepiscono un euro. In questo caso io voglio vedere tanti ex segretari, tanti politici, chi di loro fa la corsa ad essere inserito nel CNEL. Per cui tu lo svuoti, bastava farlo in questo modo. Le province, altra stronzata, perché? Perché le province costano di più. Voi non ci credete, e non ve lo spiego. Innanzitutto alle province votavate voi il vostro candidato che andava alle province. Invece mo, voi lo sapete che esiste già un'altra provincia che è la città metropolitana? Lo sapete che è stata fatta l'elezione? Siete andati a votare? No, se hanno visto loro, hanno fatto fra di loro. Pensate che nel Friuli, invece di 4 province, mo ci stanno 17 città metropolitane. Doveva essere un risparmio, abbiamo quadruplicato quello che già esisteva. E non è solo il Friuli, sono tanti. E i dipendenti delle province sono stati assunti dalle regioni con stipendio raddoppiato. E non pensate che ci siamo tolti i politici, perché chi mette in indagori li piazzano ad altre parti, quelli non lo perderanno mai il posto. Per cui è una stronzata. Alle province non hanno tolto niente, hanno tolto il nome, basta. Poi esistono lo stesso, con costi raddoppiati per noi, visti che i dipendenti adesso sono regionali e prendono il doppio, con numero di città metropolitane aumentate rispetto alle province che c'erano.
Quindi, se andate a guardare in giro, ci sono una serie di cose che loro pubblicamente sputtanano e dicono: loro è vero, vi stanno tagliando un fastidio, stanno tagliando il fastidio di andare a votare. Perché cioè, dice, ma io vado a votare, ma chi mo fa fa, se non importa a me, e infatti. E loro ci stanno pensando, su questo vi stanno venendo incontro, se voi non volete più votare nella vostra vita, vi stanno dando una mano, ci dovrebbe qua c'è un primo lui. Poi io mi immagino è stata a tavolina a De Luca, a Verdini, a Napolitano, a Violante. No, non stanno preparando una rapina, anche se poi vi viene l'idea, no. Però mi immagino a tavolini che pensano al bene dei figli, loro. I figli loro, non i vostri. Voi lo sapete che il Senato può bloccare le leggi. Loro dicono che non c'è più il bicameralismo perfetto. A parte che il rallentamento che c'era non era certo dovuto alle due camere, perché le leggi si approvano pure in 3 giorni. Le due camere, Camera Deputati e Senato, avviavano degli iter di leggi diverse. Mentre alla Camera si discuteva di una cosa, al Senato si discuteva di un'altra. E poi se le scambiavano. Se il Senato non può più avviare iter di legge, le dovrà fare tutta la Camera. E quindi quale velocizzazione dei tempi? Voi lo sapete che con 30 firme i senatori possono bloccare una legge per 30 giorni? Non la possono modificare, ma la possono bloccare. Quindi voi immaginate chi tena a maggioranza in Senato. Ogni legge che arriva dalla Camera gli dà la firma per 30 giorni. Ti chiedo modifiche, tu non le fai, ma da sta ferma 30 giorni. E voi lo sapete, a parte tutto, che adesso sulle politiche ambientali il governo con questa riforma costituzionale si arroga il diritto di decidere quello che si deve fare e non si deve fare. Se fosse stato così precedentemente, voi non avreste fatto il referendum sulle trivelle. Sulle spiagge del Salento ci sarebbe già il gasdotto che Emiliano ha bloccato. Praticamente, voi quando venite a mettere la monnezza sotto la casa e voi non potete parlare, perché le politiche ambientali fanno capo al governo. Voi non potete dire, io termovalorizzatore che non lo voglio, il scoro nucleare ti metto sotto lì e ti mammata. Non lo potete dire, perché il governo decide dove dovranno andare queste cose. I consiglieri regionali, dicevano, però cioè, vedi c'è una riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali, perché loro giustamente hanno detto il consigliere regionale non può percepire uno stipendio superiore a quello del sindaco della città capoluogo. E voi pensate che hanno risparmiato? No, hanno mandato stipendi, perché De Magistris a Napoli prende più di un consigliere regionale, Sala a Milano prende più di un consigliere regionale, l'Appendino non ne piglia perché ha dato una rete, ma insomma se ne pigliasse lo stipendio dell'Appendino sarebbe superiore a quello di un consigliere regionale. La Raggi uguale, quindi almeno in 8-9 regioni i consiglieri regionali percepiranno uno stipendio superiore, non inferiore, quindi con aggravio. Campania, Lazio, Toscana, Piemonte, Sicilia, Sardegna, Lombardia, sono parecchie, immaginate. Quindi è chiaro, allora, è una truffa, per me è una truffa, mi sbaglierò. Io mi auguro che vinca il no, perlomeno non stiamo peggio di quello che stiamo. Ma se vince il sì sarà un problema. Chiunque vada al governo sarà un problema poi rimodificare la Costituzione. Perché nei comitati del nuovo Senato c'è la possibilità di bloccare qualsiasi tipo, perché può decidere il Senato, il nuovo Senato, tra i vari compiti ha quello di decidere sulle leggi costituzionali. Voi lo sapete, la maggioranza dei senatori a chi andrebbe? E fatevi un calcolo. Qual è il partito che in questo momento a livello nazionale, a livello regionale e a livello comunale ha più rappresentanti? Ecco, bravo, OPD, esatto. E quindi col 60% circa dei senatori possono decidere se modificare o non modificare la Costituzione. Ma mettiamo che ci vado io, poi avendo presidente lo consiglio del nuovo Parlamento, vaga lei e decide, no, muoio, Dio, c'è che gna legge costituzionale. A chi da tu lato stanno 60 persone che me la blocca. Quindi manco più il referendum. Non si cambia. Finché poi tutte le regioni non cambieranno colore. È comunque un rischio grosso, perché chi vince a livello nazionale riesce a mettere le mani su 10-12 regioni,
avrà sempre in mano il potere assoluto, sia in Camera che al Senato. Dice, ma te chi tu fa qui? Fa chi? Se lo so, io sono quasi pensionato, l'anno prossimo vado in pensione. Dice, ma chi tu fa qui? Mi tende bene la pensione. C'ho due figli. Gaeta, le ragioni del no ci chiamano. Ci chiamano, allora ci stanno chiamando le ragioni del no, i visti mi dicendo a voi, però mo vaga là e se mi fanno parlare, dice, ma tu non sei costituzionalista. Come ama di fare leggi con la pubblica amministrazione, non posso parlare della Costituzione. E chiara!